un perfetto padrone di casa vuole sempre stupire i suoi invitati. Avvolgerli con una calda atmosfera. Deliziarli con piatti prelibati. Conquistarli curando ogni dettaglio. Una gara tra perfetti padroni di casa, per tre giudici pronti a valutare interior design, food, lifestyle. Chi vincerà la sfida di cortesia per gli ospiti? Oh, eccolo! Ah, guarda che fortuna, mi stavo annoiando io. Ma se stai giocando? Ma sto ricomponendo le mie carte da parati, questo è un gioco importante. Vabbè, io stavo lavorando, in ogni caso volevo dirvelo. Ovvio. La busta è, non c'è su niente. D'accordo, semplicità, però non c'è scritto niente. Questa invece è la lettera di dichiarazione d'amore. E prego. Leggo io? Beh, avete tempo? Carissimi giudici, saremmo molto felici se voleste essere nostri ospiti alla cena che si terrà alle 19 a Roma nel quartiere Trieste. Il menù che proporremo, questo è per te, vorrà essere un modo per far rivivere le emozioni che si provavano la domenica in famiglia nella Roma di una volta. Per questo, oltre ai piatti della tradizionale cucina romana, proveremo ad aggiungere tanta simpatia e cordialità per passare il tempo insieme in spensieratezza. Sperando di incontrarvi presto, vi inviamo i nostri più cordiali saluti, Paolo e Miao. E Marco, come fai a capire che qua dentro c'è scritto, cioè che qui c'è scritto Marco? Come fai a capire che qua c'è scritto Marco? Con Marco o Nico? Invito molto semplice, carino il testo, però mi raccomando, se la busta non è nello stesso colore del cartoncino, un bel contrasto, perché bianco e beige, come piatti alla tovaglia. Ciao, sono Paolo, ho 62 anni, sono di Roma e mi definisco un nerd da sempre, anche quando nerd nessuno sapeva cosa voleva dire. Ho tre passioni, le mie passioni sono i fumetti, la musica, ma soprattutto la cucina. E mi sono ficcato, sicuro? E quando dico cucina, io dico qualità sopra la quantità. Certo, non faccio mini porzioni, altrimenti chi lo sente, mio fratello? Sono Marco, il fratello di Paolo. Ho 80 anni, lasciamo stare esattamente quanti, sempre più giovane di lui. Una smisurata passione per la scrittura e anche una grande passione per la cucina. E non vado a dire, vinceremo, penso, e vi saluto. Ciao! Beh, però diciamo tutti insieme, allora Paolo, come si chiamerà? La domenica in famiglia. Bello, bello. E cerchiamo di rifare tutto quello che accadeva la domenica, sì, a casa. Sì, ok. Ricostruiamo un pranzo di domenica in famiglia. Direi netto contrasto con lo stile minimal del primo invito. Il secondo invito mi sembra ci sia più sostanza, anche vedendo anche la grafia. Sì, è anche intestato, carino. Per i giudici di cortesia e per gli ospiti, che siamo noi. Ma che bello! Che Cinderella! Cinderella, vedi? Wow, c'è la carrozza! Ah, è un pop-up! Vabbè, è bel mondo. Questo piace a Xaba, secondo me, con la carrozza di Cenerentola, pop-up. Gentili Xaba, Luca e Roberto, siamo lieti di invitarvi a casa nostra, nel quartiere Laurentino di Roma Sud. Ad una cena tra le favole, che vi trasporterà liberi con la fantasia, oltre i confini dell'orizzonte, dove tutto diventa possibile. Cordialmente, Carla e Silvana. Poi fermi, perché c'è uno scomparto segreto. Cerca quella sbadata che perde le scarpe. E il biglietto è molto carino, anche originale. Però purtroppo questa cosa del tutto è possibile mi inquieta. Ciao, io sono Carla. Ho lavorato tanti anni come impiegata, poi ho scoperto di avere una grande vena artistica. Ho dipinto quadri e ultimamente mi sono dilettata nella bigiotteria, cose che poi sono state molto apprezzate dalle mie amiche e anche dalla mia amica Silvana. Già ho cominciato. Ciao,
io sono Silvana detta Silva e mi definisco una donna in corriera perché tutte le mattine mi sveglio all'alba e prendo i mezzi pubblici per andare a lavorare al centro di Roma. È una bella avventura. Sono una persona solare, giocosa, sono una ricciola pazza. I miei capelli mi rappresentano perfettamente. Non ho capito. Ma siamo sicure che vogliamo chiamare il menù? No, non sono sicura. Non sono sicura di niente. Che il nostro menù si chiamerà Buon appetito, favolosa Xaba. Xaba è una persona favolosa. Sì, i nostri menù sono dedicati alle favole. È vero. Il menù è favoloso. È vero, e quindi noi vinceremo. Chi guida quindi, scusate? Guida io. Ah, senti, non ci sono le chiavi. Comunque io sono pronto per la cena informale, mi piace l'idea, mi sento a mio agio, fantastico. Io invece mi sento pronto proprio per i nuovi orizzonti, dove tutto è possibile. Io non mi sento pronta né per l'uno né per l'altro, quindi avrei bisogno, non so, un momento di meditazione. Accogliamoci. Lo fate con me? No, ma no, dai, andiamo, ce ne vogliamo meditare. Vieni. Yeah. Vediamo come Paolo e Marco si preparano alla sfida. Cominciamo a apparecchiare perché mentre c'è chi si diverte, c'è chi deve preoccuparsi di fare le cose che richiedono metodo e sistema. Ma la tovaglia pare vada bene. Cominciamo con i piatti. Con metodo e sistema, di due dita dal bordo del tavolo, ci siamo. Quasi fatto, ok. La tavola è quasi apparecchiata a sinistra del piatto. Dovessi mangiare con le mani, potrebbe anche finire qua. Buon pomeriggio, signora Monaca, buonasera. Oh, buonasera, signor Paolo, come va? Bene, ci ho organizzato una bella cena. Che cosa mettiamo? Comincio col diplomatico, che nessuno vuole, ma tanto me lo mangio io. La prospettiva, io ho una paura con queste forchettine. Questi due bignè, uno e uno, quello alla crema rosa, che è un classico di mia madre, bignè con la granella, una pasta di frutta, quello altro bignella che vedo con lo zucchero a velo. Grazie signora Monica, è stato buona veramente cena, buona preparazione. Finito. Centro tavola, ecco qua, un'opera d'arte, speriamo che piaccia anche questo, semplice, perfetto. Buonasera. Tra poco, a cortesia per gli ospiti. La griscia. Gricia. È una mossa avventata. Adesso noi esageriamo. È impossibile. Diventare all'improvviso famosa in tutto il mondo. Creare il tuo stile. Essere una modella. Un'atleta determinata. O competere ad alti livelli come donna trans. Impossible. No, I'm possible. Da Euronics rottama e rinnova anche in 20 rate a tasso zero. Xiaomi Redmi Note 11S a €299,90. Lavatrice Hotpoint 10 kg classe C con funzione vapore a €399. E paghi a settembre. Euronics, un mondo più avanti. Da Galbusera arrivano le nuove fette belle buone. Un impasto rustico fatto con ingredienti genuini. Perfette per una pausa e per la colazione. Belle buone. La novità dal mondo Galbusera. Yakult contiene 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. E l'intestino è il nostro secondo cervello. Anche oggi missione compiuta. Yakult, piccola bottiglietta, grande missione. Global clothing consumption has doubled in the last 15 years. We can change that. We can buy better. We can wear longer. We can buy less. We can waste less. We can change for good. Su Discovery Plus arrivano i ragazzi! Ragazzi, chiudete gli occhi e provate a immaginare. Scopri le serie più divertenti e spassose da guardare con tutta la famiglia. Crea un profilo bambino e guardale ora su Discovery Plus. Le due coppie sono pronte a sfidarsi e per Paolo e Marco è arrivato il momento di cucinare.
cucina romana fa da protagonista nel menù di Paolo e Marco dal titolo La nostra domenica in famiglia. Guarda che mancava balsamico, manca l'aceto balsamico. Questo aceto balsamico, ma quello, questo era un capitale portato da Modena, garantisco. Da Modena, che con Roma c'entra poco. Senti, allora prepariamo le bruschettine con la mozzarella, un dolce, proprio una goccia di quello, non di più. Che è quella? Questo è il mio coltello da samurai. Un nerd c'ha sempre il coltello da samurai. Tu c'hai il coltello da samurai, a me mi hai dato la sega del falegname. È quella per pane, con le seghette. Colesterolo alle stelle, ma non che so c'è, frega, a Roma è colesterolo, non so di cosa parli. Di colesterolo viviamo, sono 7, guarda, sono 7, perfetto, perfetto, perfetta, quella è una bistecca di mortadella, quindi, Marco, va bene, no, va bene, va bene, va bene così. Intanto senti, apro il forno io, meraviglia, no, manca una, non so perché, meraviglia, meno una, è buona, eh? Bologna, Così poi le appoggiamo solamente il forno. Solo appoggiare, anzi, appena citofonano, si accende il forno. Io glielo nascondo perché se no sentono il profumo. Guarda, sì, sì, è vero. Chiuso, appoggia tutto e comincerà a passare il primo. Al primo, subito dopo. Metto a posto e facciamo il primo. Ok. Che facciamo di primo? Di primo. Pasta alla matriciana, i rigatoni, il guanciale col pepe, assolutamente, pecorino romano originale da grattugiare, passata di pomodoro. Come mai non c'è la cipolla? Perché nella matriciana non va la cipolla. Matriciana va senza cipolla e senza peperoncini. Ma romani ce ne stanno, come sa dirò, uno è di Varese, l'altro toscano, poi c'è Xabba che non mi ricordo di dov'è, però mi sa che romani non c'è stato. Impareranno la cucina romana. Vai, cosa, vai che frigge, vai che presto, che so, presto. Però frigge, senti il allora, sì, prima che si consuma il grasso, vai, che gira, abbassa, abbassa e vai, prendo l'acqua, ecco, ecco fatto. Allora Paolo, l'acqua sta bollendo, ok, il sugo sta andando, lo facciamo ritirare, bello, facciamo che possiamo pensare il secondo, il secondo, mettiamo in ordine e andiamo col secondo, vai. Ok, questo finisce di rosolare il salato. Allora, ma ancora non l'hai tagliato? Non, neanche, non ancora non mi hai detto il secondo. I peperoni giallo-rossi insieme al pollo. Pollo con i peperoni alla romana. Li apriamo e li facciamo a listarelle, togliendo tutti i semi che mettiamo qua. Adesso dimmi che ci mettiamo zucchero. Ci metto basta, basta, come diceva lei, ma però ti posso assicurare che in questa basta, maniera zucchero. Vabbè, ma noi dobbiamo vincere, noi vinceremo. Zucchero nei peperoni, mi hai sentito? Ok, okay. Adesso sparisci, vai a prendere gli ingredienti del dolce e io chiudo qua con il peperone. Va bene, ne posso tirare? Vai, ne posso tirare. Vai, vai, ciao, metto lo zucchero, fidati. Ciao, vai, grazie, vai. Ciao, ciao, ciao. Poi Paolo, Marco, ecco, mancavano le uova. Prepariamo il dolce. Abbiamo le pastarelle di papà che stanno in frigo. Okay. Facciamo il ciambellone di mamma. Il ciambellone di mamma, quello bello morbido. Morbido, poco grasso. Insomma, abbiamo tutto: farina, uovo, vanillina e lievito già pronto. Ricotta. Ci penso io. Io vado a prendere lo stampo. Sì, ecco, lo stampo me l'ero dimenticato. Basta, resto penso io. Vado, sono le tue mani. Ciao, mi raccomando. Grazie. Ciao. Arrivano i giudici. A casa di Paolo e Marco tutto è pronto per riceverli. Buonasera. 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 Buonasera a voi e grazie di essere qui. Devo dire che dall'invito me li aspettavo completamente diversi, però sembra molto simpatici. Posso lasciarvi la giacca? Certo che sì. Oh, grazie. Prendo io. Grazie. Va bene. Noi andiamo a preparare l'aperitivo, che non dovrebbe servire, ma lo diamo, va bene. Come non dovrebbe servire? L'aperitivo romano non ha bisogno dell'aperitivo. Qua non ci sono romani comunque, quindi portate l'aperitivo, a parte voi due. Fate come se fosse a casa vostra. Mi raccomando, sì, Clemente. Va bene, vai, vai. Luca è di secondo nome, fa Clemente, glielo dicono tutti. La prima sensazione quando entro in casa di Paolo è
tutta questa roba, tutta questa casa che mi viene incontro. Paolo, secondo me sei un po' un accumulatore seriale. Ma questo va bene, ognuno ha diritto di avere quante più cose vuole. Se posso darti un consiglio, comincerei con il fare un po' di cerita, magari togliere questo blu che è veramente ingombrante. Se vuoi scegliere un colore, va bene, però mi raccomando, i soffitti portali al bianco, perché quello darà molta più pulizia e luce a queste stanze. Per quanto riguarda questa libreria, qui bisogna innanzitutto togliere quello che sta meno bene. Per esempio, tutti quanti questi DVD, questa collezione di DVD, fatti una mensola magari nel tuo ufficio dove li puoi collezionare, alta, ma non li mettere in vista nel salone. Secondo me questo valorizzerebbe anche quelli che sono i tuoi tesori che puoi mettere in mostra. Passiamo alla tua camera da letto. Io proverei a cambiare la posizione dei mobili. Se tu mettessi il letto sulla parete d'entrata della stanza, in realtà potresti dal letto goderti la luce delle finestre e sicuramente guadagnerebbe molto il tuo punto di vista. È il momento di accogliere Carla e Silvana. La sfida sta per cominciare. Buonasera. 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 Sono Carla. Silvana, detta Silva. Silvana, detta? Silva. Silva. Mi chiamano tutti Silva, tranne lei. Tranne me. Ovviamente, perché la chiamo Silvana. Ci hanno omaggiato un pensiero molto carino. Che cosa dobbiamo scoprire? Che cos'è? Apri. È un pensiero legato al menù di domani. Si chiamano tecnicamente in gergo mani fulminate, Paolo. Ricordate che sono un ingegnere. Un ingegnere, ma non un ingegnere di fiocchi. No, no. Nucleare. No. Nucleare, hai nucleare. Wow. Veramente, voi non immaginate quanto sia prezioso per me questo regalo. Grazie. Scrivere ognuno la propria favola è un tema fantastico. Sì. Sì. I sogni sono desideri di felicità. A mille ce n'è nel mio cuore di fiabe da narrare. Adesso non esageriamo. Volevo illustrare il menù di questa sera, che è un menù proprio di ricordi piacevoli. La domenica in famiglia ho cercato insieme a mio fratello di riportare un po' i piatti che faceva mia mamma, che si facevano a casa. L'aperitivo è una bruschetta semplice, sì, con della mortadella che viene scaldata sul pane e una goccia di aceto balsamico. Pane e mortazza, beh, pane ben bruschettato, forse il mio anche un pochino troppo, fetta di mortadella bella spessa, l'aceto balsamico ci sta, si poteva mettere sul pane invece che sulla mortadella. In generale, comunque, buono. Siete fratelli, ingegnere nucleare. Sì, io lavoro in una multinazionale come impiegato per guadagnarmi da vivere e poi svolgo anche altre attività, fra cui quella prevalente essere... Dicono che io scriva. Hai pubblicato dei libri? Sì. Allora sei uno scrittore? Sì, sì, sì. Sì. Bravo. Caspita. Ma ieri abbiamo un'altra cosa in comune. Ah, sentiamo. Non so se si sente. Siamo nati tutti e due il 5 settembre. Attenzione! Secondo me cerca un po' di attrazziarsi. È una mossa avventata, secondo me. No, no, no. È una mossa, lo ammetto, costruita a tavolino. Direi che è il momento di andare a sedere a tavola. Benissimo. Ci fate strada? Certo. Prego. Io vi seguo. Quella di Paolo e Marco è proprio la classica tavola del pranzo della domenica di una volta. C'è una bella tovaglia di cotone colore cru. I piatti sono quelli classici di porcellana degli anni 60-70. Le posate invece sono semplici, in acciaio, posate da tutti i giorni, con il coltello a destra, un cucchiaio correttamente alla destra del coltello, una sola forchetta e poi la forchettina da dolce. Qui un piccolo errore c'è, perché la posatina da dolce è quella che si usa per il tè delle 5 del pomeriggio. Quando apparecchiate la forchetta per il dessert a tavola, si utilizza sempre la forchetta da frutta. Il cucchiaio a destra invece è corretto, probabilmente ci sarà un primo imbrodo. Anche per i bicchieri, ragazzi, avete fatto un po' di confusione. Un consiglio, la flute, soprattutto se non appartiene allo stesso servizio di bicchieri, è proprio meglio portarla al momento del dolce. Per finire il centro tavola, qui la creatività secondo me ha passato un po' il limite. Il vaso è molto carino, però non è tanto adatto per decorare una tavola perché è troppo alto, per non parlare del fatto che probabilmente per l'emozione vi siete dimenticati di mettere l'acqua o ne avete messa talmente poca che i fiori adesso sono un po' appassiti. Gatto
cucina romana, secondo me sottovalutato rispetto ad altri piatti comunque buoni, rigatone alla amatriciana. Perché sottovalutato? Molti chiedono la carbonara, la cacio e pepe. La gricia. La gricia. Allora, Sam, oggi ripassiamo un attimo la sci, la gricia. Gricia. Amatriciana. Amatriciana. Questo è usato anche nel famoso ciao sci. Ciao sci. No, Sam. Ciao sci. Ciao sci. Impegno. Ciao sci. Bene. Quasi. E si mangia col cucchiaio. E si mangia col cucchiaio. Io ragazze sono confusa. E non doveva esserci il primo imbrodo, c'è cioè il cucchiaio. No, si mangia con la forchetta. Il cucchiaio per il secondo a questo punto, no? Il cucchiaio in più, sempre, io mi tiro sempre fuori. Ah, lui si tira fuori dall'apparecchiatura. Sì, sì, l'ha apparecchiato lui. Ho apparecchiato io, ma non ho dotato io. La... C'ho aneddoti, aneddoti sul fatto che in 60 anni la colpa è mia. È sempre colpa tua. Ma i rigatoni alla matriciana buoni. Un buon sugo alla matriciana, una buona consistenza, il rigatone cotto bene, presenza del guanciale si sente, però non è eccessiva. Sono sincero, mi aspettavo un sapore un pochino più incisivo. Ma ragazzi, ma voi cos'è che vi piace fare insieme? Fino a qualche anno fa facevamo una serata ludica che dal nome sembra chissà che. Attenta a quello che stai dicendo. Si chiama porcherata. Lo ha detto. Si gioca a poker fra fratelli, nipoti e figli dei nipoti, tutti maschietti, si mangia, si beve, si sparla. Diciamo che la definizione poker non è proprio da porchetta, è da un'atmosfera piuttosto goliardica. Persone di generazioni diverse, anni diversi, che si incontrano uniti dal sangue e si divertono. Vabbè, però insomma queste sono cadute di stile che non tutti hanno. Certo. Noi abbiamo in comune tutte le festività comandate e non tutte insieme. Papà è venuto a mancare oramai 10 anni fa, sì. 2011, e noi fino a 2 anni fa continuavamo a festeggiare il giorno del suo compleanno. Secondo me è una cosa molto bella, un bel momento di ricordo. Bella questa cosa, riunirsi insieme per festeggiare il compleanno di questo patriarca. Beh, pollo, peperoni e puntarelle. C'è un classico di così. Beh, sono 3P. Pollo con peperoni, piatto classico della romano e della domenica. Per queste puntarelle in particolare ho fatto una piccola innovazione. L'aglione della Val di Chiana ha tutte le proprietà dell'aglio, inteso come sapore, come odore, ma non ha il difetto dell'aglio. Che è poco digeribile. Che è poco digeribile, rimane nella bocca. Ecco Paolo, ci mancava solo la storia dell'aglione toscano. Adesso tra i due ragazzi scatta la faida. 3, 2, 1... E poi è toscano, che questo ovviamente penso vada bene. Sì, Luca, è toscano. Sì, lo sappiamo. Ma non è che gira tutto intorno alla Toscana e basta. Nel senso, a Varese non ce l'hanno l'aglione. Quando parla della Toscana, dite che sì. Sì. Capisco che voi a Varese siate orgogliosi di dargli queste belle fiatate d'aglio in faccia e che lo rivendichiate con orgoglio. Bravi. Pollo con i peperoni, ma sono buono, buon pollo con i peperoni, le puntarelle buone. Aspettavo una puntarella, sì, bella fredda, però con l'aglione all'interno, capite? Bella, sostanziosa la pranzo della domenica. Un pezzo della domenica del cattivo, ecco. Ma questo pollo, veramente a metterlo in bocca mi è venuto in mente quando mia nonna lo faceva. Grazie. Davvero mi è venuto in mente la tavola con mia nonna e tutti quanti intorno, perché lei li cucinava davvero. Poi lei abitava a San Saba, che è un posto che io adoro. Anche a noi piace tanto San Saba, che a noi piace tanto San Saba. Ave cucchiaino da dolce. Ti prego, San Saba, fa che non ci sia la pasta lunga oggi. Ragazzi, sapete che avete la mia benevolenza, sempre. Ma invece io volevo chiederti che cosa scrivi, perché mi ha incuriosito molto. Scrivo narrativa, scrivo romanzi, poi ho scritto questa saga familiare che è arrivata a 4 volumi. In questa saga c'è molto della mia famiglia, perché ad esempio di pranzi della domenica in questi 4 romanzi ce ne sono molti. Ma ci sono anche qualche, non so, scherzetto, qualche burla tra fratelli all'interno di questo racconto? Non so se a Roma c'è una tradizione, il cinema parrocchiale, il parroco o suo sostituto passeggiava per tutto il tempo nel corridoio centrale della proiezione, perché maschi e femmine devono stare rigorosamente separati. Il gioco preferito dei maschi era quello di riuscire a saltare la parte delle femmine, e c'era questo parroco che io ho conosciuto, raccontato, che andava in giro con un mazzo di chiavi enorme, e quando succedono queste cose se ne accorgeva il malcapitato, si trovava tirato dietro il mazzo
cazzo delle chiavi, che se lo prenderà anche perché le chiavi di una volta erano dei chiavi stelloni grossi, belli in ghisa, belli pesanti, fantastica, perché queste cose succedevano anche da me e non era il 1950, quindi insomma, cioè, si è portato avanti per un po' questa tradizione con questi preti che giocavano a calcetto con i ragazzini e poi li prendevano per le orecchie e li portavano in chiesa. Bello. Vuoi dire perché un bidonce? Cannellone da una parte. E le paste? Bidonce. È come la bizzola di Oronzo Canale. Esatto. Qualcuno le portava sempre le paste. Il papà, dopo la messa, si fermava, prendeva dalla pasticceria di quartiere. Il ciambellone invece era il dolce fatto in casa. In realtà la mamma ne faceva più di uno. Beh, comunque si diceva anche, questo è mio. Sì, e si faceva così. Roberto ha già rubato l'unico Monte Bianco e a questo punto il vigno gigante con la panna è mio. Io quella con la crema cotta. Roberto, perché in realtà... Io ho delle tradizioni, eh. Sei impazzito? Io non so. Si è leccato le dita. Roberto, questa da te proprio non me l'aspettavo. Ho capito, Xava, ma lo zucchero vero sulle dita a casa la domenica, cioè... Beh, il bidolce che posso commentare, il ciambellone più che servirlo a fine cena... L'avrei servito ovviamente la mattina a colazione da intingere nel latte, ecco. Però qui abbiamo anche le pastarelle, ovviamente molto buone in pasticceria, e quindi insomma alla fine si crea un dolce molto conviviale e piacevole, ecco. Quindi è giunto il momento di fare una bella domanda bonus. Grazie a questa domanda bonus voi potrete guadagnare 2 punti che si sommeranno al vostro punteggio e quindi avere una chance maggiore di vittoria. E io vedo un barlume metallico dell'occhio di Xaba che mi dice che forse lei ha appena partorito una domanda bonus per loro. Sì, è una pagliuzza. Torniamo indietro a quei bei pranzi di una volta. Nella tavola, quella tradizionale proprio italiana, la tovaglia ha una caduta, quindi sì, scende rispetto al tavolo di una certa misura e questa misura è codificata. La caduta della tovaglia di casa per le buone maniere, proprio quella del pranzo della domenica, è da 30, 50 o 70 centimetri? Allora ti dico come la penso io. E poi ti dico come la penso 30 io. È decisamente troppo poco, secondo me. 70 la vedo più da sera di gala in un ristorante che da tovaglia di famiglia. Condivido mio fratello, 50. Okay. Va bene. Il dopoguerra codificò 2 dimensioni fondamentali per la tavola. Quella del tovagliolo che passò, diciamo, da essere molto grande a più ristretto, 45 cm di lato, e quella della caduta della tovaglia, che fu codificata a 30 cm. La domanda bonus, la sapevamo! Comunque, tutto è ancora da definire e da giocare, perché ora toccherà alle vostre sfidanti. Bene. Grazie mille per questo invito. Grazie a voi. Marco hanno apparecchiato la classica tavola della domenica come facevano la mamma e la nonna. Certo, la mamma e la nonna probabilmente non avrebbero fatto tutta questa confusione con le posate, ma ho apprezzato tantissimo l'impegno che ci avete messo. Voglio darvi un voto di incoraggiamento. 6. Paolo, Marco, ci avete fatto vivere questo menù legandoci alla tradizione familiare un pochino di tutti, ma soprattutto alla vostra. Il piatto che mi è piaciuto di più, ma il pollo con i peperoni, quello che mi è piaciuto di meno, ma forse il contorno, cioè le puntarelle, perché con l'aglione all'interno mi aspettavo un bel sapore d'aglione e di puntarelle insieme. Il mio voto comunque molto positivo. 7. Casa di Paolo è una casa piena della sua storia e della sua famiglia. La cosa che mi è piaciuta di più è proprio l'amore per tutte queste cose. La cosa che mi è piaciuta di meno è che ce ne sono veramente troppe. Bisogna imparare a scegliere, Paolo. Il mio voto per oggi si ferma a 5, ma spero che saprai raccogliere la mia sfida. Per la loro cena, Paolo e Marco hanno totalizzato 18 punti. Vediamo come Carla e Silvana si preparano alla sfida. Ok, ora è il mio momento. Vediamo la mia bella tavola. Allora, tovaglia, bella, allegra, colorata. Cominciamo dai piatti. Una apparecchiatura perfetta da favola, come il nostro menù. Bello simmetrico con le sedie. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno signora.
Senti un po', io ho bisogno di un po' di pane particolare perché devo fare delle tartine per antipasto. Che cosa mi puoi consigliare? Io posso consigliare un pane alle olive o alle noci? Tutte e due. Piano piano sta diventando veramente bella. Soddisfatta. Bello, una nota colorata della tavola e questi piccini. E poi stavo guardando queste focaccine, me le dai, mi sa, tutte. A posto così. Va benissimo. Ciao, buona giornata, buon lavoro. Gli amici gnometti. Questo sarà lo gnometto per Luca. Allora, Paolo, lo mettiamo qui. E questo è mio. Metto i nomi. Mi piace molto. Per il loro menù, Carla e Silvana hanno scelto Buon Appetito Favolosa Xaba. Eccoci qua, pronte, quasi pronte, così possiamo fare le nostre tartine. Perfetto, senti un po', ma un caffettino, che dici? Ma ci va subito. Ecco qui un buon caffè. Buono. Ci voleva proprio. Cominciamo? Cominciamo allora a fare le nostre tartine. Prima sotto la tartina e il chutney di pere. Scamorza affumicata con patè di pomodori secchi e una sporcatina di miele sopra. Pesto con le noci, i pinoli, un pezzettino d'aglio, il parmigiano e un pochino di latte per renderlo cremoso e poi ci mettiamo sopra lo speck croccante. I pinolini, un po' di parmigiano, il pezzettino d'aglio e vai. Ok, il nostro pesto è pronto. Vai, la padella è già pronta. Pere e zenzero. Una fettina di provola, patè di pomodori e miele per addolcire tutto. Ok. Sbrighiamoci però perché qua sennò non siamo pronte per la cena. Ne dobbiamo fare tante. Prendiamo, sì, avevo proprio ragione. Prendiamo lo speck. Grazie. Aspetta. Ok. Ehi, bene. Stai facendo le polpettine. Le sfumiamo con il vino per il nostro fantastico primo di spaghetti al sugo con le polpettine. Ci siamo? Dai, sfumiamo col vino, così poi mettiamo il pomodoro. Sì. Possiamo anche mettere il sughetto. Dai. Il nostro cult favola. E adesso passiamo al secondo. Ok, bene. Vai. Eccomi Carla, bella. Eccomi. Allora, ora le nostre verdure. Facciamo il nostro secondo. Quindi la verdura per la ratatouille lo faccio io, quindi comincio a tagliare tutto quanto. E io sto facendo il pollo, l'ho già fatto marinare con il miele, il limone e l'olio. Ci dolcifichiamo anche un altro po'. Accendo i fornelli, mettiamo un pochino di erbe, metto il timo, mettiamo il rosmarino e anche il pepe. E adesso metto sul pollo così si rosola bene. Questa salsettina qua la facciamo ridurre un pochino e ce la mettiamo sopra. Io ti do adesso una mano a tagliare le verdure, ok? Così le mettiamo poi a cucinare e il nostro secondo è pronto. Va bene, e passiamo al dolce. Passiamo al dolce, certo. Vai. Ma che brava, ti sei portata avanti col lavoro. Esatto, hai io visto? Ho fuso il burro per le nostre mini apple pie. Però a questo punto sì, io quasi quasi mi andrei a cambiare intanto. Ma mi lasci da sola? Ce l'hai sola. E ti fidi? Mi fido di te ciecamente. Arrivano i giudici. Carla e Silvana sono pronte ad accoglierli. You're the one that I've been waiting for.
Buonasera. Buonasera, prego. I sogni sono desideri. Buonasera. Divento qua, scusate, faccio un passo di danza. Prego. Ecco qua. Puoi ballare anche tu. Canterini. Abbiamo cercato giù la carrozza, ma... non l'abbiamo vista. Cioè, pensava che io pensava si è vestita proprio come la matrigna di Cenerentola. Specchio, specchio delle mie brame. Chi è la più bella del reame? La tavola più bella del reame. Specchio, specchio delle mie brame, dimmi qual è la tavola più bella del reame? E lo specchio risponde: ma è la tua, mia regina. E qui... Dammi le giacche? Certo, grazie. Bene. Assolutamente. Bene. Ma l'hai vista, Xaba? Ma bellissima. È bellissima. È bellissima. Con quel vestito. Noi allora andiamo a preparare l'aperitivo. Sì. Voi vi potete accomodare. Mm-hmm. E a te, Luca, una domanda bonus. Che è? Indovina un po'. In questa casa piena di cose, cos'è quello che io ho fatto con la ceramica? Bello indovinello questo, come quando mi fanno i giochini a me degli ingredienti segreti. Esatto. Ok, allora vi aspettiamo. Grazie. A presto. Mamma che ansia, come minimo la trovo e la rompo. Chissà che ha fatto questa ceramica. Udite, udite. Anzi, adesso non so. Questa ceramica ha fatto questo. Potrebbe. Beh, sì, potrebbe. L'ha firmato, lo vediamo. Beh, insomma, speriamo che non ci siano mele rosse. Anche casa di Carla è una casa piena di lei, della sua vita, dei suoi viaggi, delle sue esperienze. Un po' come la casa di Paolo, di Eric. Una cosa che mi fa pensare alle case d'un tempo e che mi è sempre piaciuta è la scelta di mettere uno specchio e un comò proprio all'entrata. Giusto per appoggiarci le chiavi quando si torna, si chiamano appunto svuota tasche e per darsi un'occhiata e una rassettata come uscire. Un ottimo tocco. Gran parte della zona giorno è occupata da questo open space che contiene sia la zona TV che il salotto, e qui ci sono queste grandi librerie, poi ci sono opere d'arte e anche quadri, poster e tantissimi, tantissimi oggetti di ceramica. Immagino che siano proprio questi quelli di cui parlava lei appena sono entrato. La sensazione quando si è in una casa del genere è quella di essere in un film alla Marrakesh Express oppure a casa di Indiana Jones. Tanti tesori recuperati, ma anche colori, le mura gialle e poi anche questo muro rosso acceso è sicuramente una scelta forte per una casa non così grande. È sicuramente una casa molto accogliente, ma si può lavorare sui dettagli, magari scegliendo delle tende diverse, come nella zona dei divani, dove io suggerirei di usare una tenda unica che arriva fino al pavimento in modo da coprire questo radiatore che non vi sembra molto bello. Arrivano anche Paolo e Marco. È il momento dell'ultima sfida. Accomodatevi. Buonasera. I carissimi ospiti ci hanno portato un presente. Sì. E apriamo. Che bello! Dai. Sì, secondo me non gli è piaciuto perché, non lo so, lo sguardo, la reazione corporea quando l'hanno accettato della serie e mo che ci famo. Comunque l'invito per questa cena è arrivato con una carrozza, quindi insomma partiamo da lì. Nostro menù, diciamo che... Come si chiama? Buon appetito, favolosa Xaba. Sono commossa, signore, non dovevate. Io e Luca poveri paggetti regiborse. Però ma ci sono abituato, insomma. Io ho fatto bene allora a vestirmi sì, come certo, la strega di Biancaneve. Questo è veramente un colpo basso, una meschineria. Basso. Abbiamo cercato di combinare il nostro menù con le proprio i menù che sono nelle fiamme. Un menù delle fiamme. Perfetto. Partiamo allora. Partiamo da questo che era un canapè. Sì. C'è la pozione, una pozione magica perché c'è la polvere di fata e che ognuno verserà nel proprio. E ecco cosa sarebbe questo? È una pozione magica. Davvero dobbiamo versare la pozione azzurra nel nostro drink? Se il titolo è Buon appetito. Cincino, no. Cincino, Dio. Vabbè, siamo a
fare tutto la prima volta che devo pintare questa male. Questa va fatta cincin. Misto di tartellette con un pochino di brie, con un pochino di provola, tutto buono, semplice, con la funzione magica carina l'idea, un bel gioco per iniziare, insomma, un pochino trasportati dalla favola. Beh, io sono curioso allora di capire quali saranno gli altri piatti, insomma. Ci vogliamo accomodare a tavola? Certamente, volentieri. Seguiamo. La tavola di Carla e Silvana si ispira al mondo delle favole. Forse il colore della tovaglia, l'azzurro, è il punto più favoleggiante, perché per il resto si tratta di un'apparecchiatura piuttosto classica. La tovaglia è di cotone, con il tovagliolo abbinato, piegato correttamente e messo a sinistra. I piatti sono di ceramica bianca e le posate classiche in acciaio, il coltello sulla destra e due forchette sulla sinistra. Quello che invece ci ricorda il mondo delle favole sono i segnaposto, tanti piccoli gnomi, ciascuno accanto a un cartoncino con il nome degli ospiti. Al centro della tavola sono state poste delle teiere in argento con all'interno dei fiori freschi. Carla, Silvana, capisco che ci voglia un po' di fantasia, ma beh, questo centro tavola di favoloso purtroppo ha proprio poco. In your ocean eyes, ecco qua. Vabbè, questo è un grandissimissimo classico. Però fanno. Ti ho sentito? Hai fatto il risucchio? Era al contrario, il menù valeva tutto, forse un po' troppo. Bisognerebbe spingere anche col naso. Esatto. A questo punto abbiamo deciso che stasera vale tutto. Signore e signori, buonasera. Interrompiamo la trasmissione per comunicarvi che stasera, a titolo puramente dimostrativo, i nostri giudici vi dimostreranno cosa non si fa a tavola, per nessuna ragione. Quindi allora, beh, spaghetti al sugo con le polpette, lì esatto, le vagabonde. Bravo, perfetto, sì, sono okay. Proprio loro, un cult direi. Bene, buon appetito, cara Xaba. Buon appetito. Ormai è rotto il ghiaccio, buon appetito, si può dire, ma io entro da parlare in gioco. Dio mio. Io detto buon appetito, cara Xaba. È un mondo alla rovescia. È un mondo alla rovescia questo. Ma ve lo immaginate, il mondo è al contrario? Abbiamo detto che stasera il mondo è al contrario, giusto? Spaghetti, cottura buona, il sugo bello saporito, si sente che sono state cotte le polpettine all'interno del sugo, le polpette sono un filino asciutte, però non danno assolutamente fastidio e insomma il piatto si lascia mangiare molto volentieri. Perciò, brave, un buono spaghetto con le polpette. Ma senti Carla, mi hai fatto girare per trovare dei tuoi manufatti. E io ho visto un po' di oggetti in ceramica, una all'entrata, poi forse anche queste maschere qui. Ma ho visto anche tantissimi mementos, souvenir. Questo è un po', tornando appunto alle favole, questa è un po' la tua grotta con la riccia spiccia. Hai ragione, guarda. Oppure il giro del mondo in 80 metri. Il giro del mondo in 80 metri quadri, esatto. Sì, diciamo che non tutto è stato effettivamente preso nel posto, nel luogo d'origine. Sia io che mio marito ci siamo ritrovati con la passione per i viaggi, no? Già prima di incontrarci. E questi invece da dove arrivano? Questo invece è una collezione che ho di gnomini che ho preso in vari posti di montagna e mi sono anche fatta portare dalla montagna, quindi, e secondo me erano molto così. Ma c'è un significato? Spero che non ci sia una correlazione tra l'ospite e lo gnomo, perché io sono una vecchietta che abbraccia un topo. Diciamo che gli gnomi fanno parte delle fiamme, no? Certo. Quindi diciamo che ci sembrava un segnaposto carino. Si sbaglia, invece d'autogol. Ma perché hai parlato questo? Per via dei piedi, che sono il 46. Ecco qui il nostro secondo, ispirato ad altre due favole. Ah, una era da tui. E fin qua ci siamo. Ci manca la salsina, però quella alla fine. Sì. L'altra? Allora, il nostro pollo è un pollo ispirato invece alla corte di Re Artù. Dai, quel film lì, quello con la spada. Ah, sono riuscito a estrarre il pollo nella roccia. Secondo piatto, un pollo laccato al miele, avevo paura fosse troppo dolce, in realtà un pollo cotto nel modo corretto, un pochino bruciacchiato sulla pelle, però la pelle è riuscita anche a preservare un pochino la carne che non si è asciugata, che insieme alla ratatouille
comunque ci sta bene. E mi sono accorta che non ho messo nessuna erbetta che dovevo mettere. Mi sono scordata l'erbetta. Però non si dice mai, non si ammette. Una cena che è tutta al contrario. Va bene. Luca, a questo punto puoi anche far girare il cestino del pane. Qualcuno vuole del pane? A questo punto. A questo punto. Vuoi del pane? Ma sì, grazie. Quel paniere sul tavolo era lì e poi tutto un tratto ho visto la mia mano che si allungava e lo prendeva e poi continuava a offrirlo in giro con un pazzo scriteriato. Scusate, io lo... Ma come vi siete conosciute innanzitutto? Ci siamo conosciute perché frequentiamo lo stesso circolo nautico, perché i nostri mariti, compagni sono appassionati di barca a vela, non so se loro vanno proprio in barca a vela, a noi ci piace molto il mare, quindi la nostra amicizia è cominciata lì proprio per un'affinità caratteriale. E 4 anni. Non tantissimo, è un'amicizia giovane. Che bello. Ci siamo ritrovate molto. A parte il mare, cos'è che vi piace fare? Tutto. Oh, non so, cioè, è micidiale. Tu puoi provare a appoggiare il gomito sul tavolo. C'è una, tipo un magnete che te li tira via, pazzesco, una roba. Sei proprio da qua, è arrivata una roba che mi ha tirato indietro il gomito. Sono stata io. Ok, ma succede, anche a te a volte. Provare? Sì. Ragazzi, non dovete sottovalutarmi mai. C'è la forza di Xava, delle buone maniere. È l'incantesimo di Xava. Bene, chissà quale sarà il dolce, perché cioè, nelle favole c'è sempre il dolce. Allora andiamo a prendere il dolce. Andiamo a prendere il dolce. Il nostro dolcetto. Conosceva la torta di mele che faceva Biancaneve alla finestra così? Che la taglia così, guarda. Quella dove io che la taglia così, vanno. Precisa. Scusate, perché non avete usato la polverina magica per staccarlo dallo stampo? Esatto, quello mancava. Bravo. Zappa se n'è accorta subito che il dolce era attaccato alla formina e prima abbiamo fatto probabilmente qualche errore. Perché ci siamo dimenticate la polverina magica? No, bisognava semplicemente mettergli sotto un pochino di burro, un pochino di farina. Mancava la polverina magica. La polverina magica. No, la frase magica. Bipidi. Bodibi. Torta di mele, uvetta, buona, ben fatta. Peccato sia rimasta attaccata al contenitore, però non era bruciata alla base. Piacevole e soprattutto piacevole finire dopo il pollo con la ratatouille con una torta di mele. Insomma, c'è questo bel gioco anche di freschezza dato dalle mele. Comunque, arriva con uno schianto di folgore la domanda bonus. Esatto. Chi sarà quella brutta persona che romperà questa armonia durante questa cena? L'ho detto, l'ho dichiarata all'inizio, la strega di Biancaneve la faccio io stasera, quindi sarò io a fare la domanda bonus. La domanda bonus è questa. Su una tavola che si rispetti, nel mondo delle buone maniere, non in quello delle favole, si deve mettere ovviamente il tovagliolo e il tovagliolo sarà posto a sinistra. Ma come deve essere piegato il tovagliolo affinché sia posto correttamente? Allora, il tovagliolo si piega a sinistra a rettangolo a libro con il dorso rivolto verso il piatto. Il tovagliolo si mette a sinistra piegato a libro con il dorso verso il capotavola dove siede la padrona di casa. Il tovagliolo si piega a triangolo con la parte libera aperta rivolta verso il centro della tavola. Quale di queste tre? Per me è la prima. È la corretta. Per me. Anche se so che mi sembra di sapere che il tovagliolo si piega anche a triangolo, però per me pure è la prima. Andiamo, per me sì, vai, ok. Confermate la tua scelta? Sì, confermiamo. Perfetto. Polvere di stelle? Schianto di folgori? La risposta è giusta. Sì, perché noi crediamo nelle fave. Sì, ma si piega guardandolo davanti a noi in modo che la parte libera formi una L e da parte di destra venga ripiegata sopra la parte libera verso la sinistra. Ora colleghi, tocca a noi, dobbiamo andare appunto a stabilire quale sarà la coppia vincitrice di questa sfida. Esatto, a tra poco. Siamo arrivati al momento più atteso. Secondo me pareggiamo. Secondo te chi vince? Noi. Noi. Tra poco scopriremo quale delle due coppie si aggiudicherà la sfida e vincerà i premi di cortesia per gli ospiti.
impossibile. Diventare all'improvviso famosa in tutto il mondo. Creare il tuo stile. Essere una modella. Un'atleta determinata. O competere ad alti livelli come donna trans. Impossible. No. Impossible. Da Euronics rottama e rinnova anche in 20 rate a tasso zero. Lenovo IdeaPad 3 più Microsoft 365 Personal a 599 euro. Macchina automatica per caffè in chicchi DeLonghi a 349 euro. E paghi a settembre. Euronics, un mondo più avanti. Da Galbusera arrivano le nuove fette belle buone. Un impasto rustico fatto con ingredienti genuini. Perfette per una pausa e per la colazione. Belle buone. La novità dal mondo Galbusera. Yakult contiene 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. E l'intestino è il nostro secondo cervello. Anche oggi, missione compiuta. Yakult, piccola bottiglietta, grande missione. Global clothing consumption has doubled in the last 15 years. We can change that. We can buy better. We can wear longer. We can buy less. We can waste less. We can change for good. Su Discovery Plus arrivano i ragazzi! Chiudete gli occhi e provate a immaginare. Scopri le serie più divertenti e spassose da guardare con tutta la famiglia. Crea un profilo bambino e guardali ora su Discovery Plus. Le due coppie si sono impegnate al massimo per conquistare i giudici. È il momento di scoprire chi vincerà la sfida di Cortesie per gli ospiti. Paolo e Marco, un menù di famiglia in famiglia, potrei dire, ci hanno fatto vivere comunque sia quella che è l'esperienza dei loro pasti della domenica e io mi ci sono ritrovato bene. Certo che ciambelloni sicuramente un ottimo ricordo emotivo, peccato un pochino asciutto. Eh sì, la tavola ieri sicuramente era coerente con il tema, la classica tavola degli anni 50. Certo però che alcuni dettagli avrebbero dovuto essere curati decisamente meglio, il centro tavola per esempio. Effettivamente, sai, casa di famiglia, tanta storia, tanta vita, forse anche un po' troppa e bisognerebbe fare un po' di cerchi. Invece oggi a casa di Carla e Silvana, anche qui, tante cose, tanta vita, forse un po' meglio organizzata, ma si può sicuramente migliorare qua e là. Eh beh, oggi la tavola era decisamente favolosa, solo che devo ancora decidere quale titolo della favola utilizzare. Ieri bonus? No. No. Oggi, oggi bonus? Sì. 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 Perciò ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. Signore, signori, grazie per la vostra ospitalità. Siamo stati molto bene. Qui dentro c'è il nome della coppia vincitrice. A voi scoprirlo. Grazie per averci dimostrato che le case non sono solo mura piene di cose. Ma sono le storie che rendono speciali. Tipo, è tardi, tardi ormai, non posso dirvi ciao, è tardi, tardi ormai. Più o meno facciamo questo. Questa è la mia coniglia, bravissimo. Ciao. Grazie mille. Tu lo sai che tocca a te, vero? Va bene. Assumiti le tue responsabilità. Secondo te chi vince? Noi. No, vince. Noi. Secondo me pareggiamo. Ma siamo certe? Vai. Carla e Silvana si aggiudicano la sfida e i premi di Cortesie per gli ospiti. Una macchina da caffè e una fornitura di diverse miscele di cialde compostabili. Un kit di pentole studiato per migliorare il lavoro in cucina con strumenti professionali. Una spesa con tante eccellenze gastronomiche selezionate per portare in tavola ricette gustose. Carla e Silvana sono state due padrone di casa amabili e sicuramente molto coinvolgenti. Certo che la vostra tavola di favoloso aveva soltanto il colore della tovaglia. Quello che mi è piaciuto di meno sicuramente è stato il centro tavola con i fiori in quelle teiere d'argento e quello che mi è piaciuto di più l'idea di architettare il tutto. Il mio voto è 5,5.
Carla, Silvana, ci avete preparato questo menù e ci avete fatto fare un giro attraverso le favole, insomma, che accompagnano un po' la vostra vita. Il piatto che mi è piaciuto di più sicuramente gli spaghetti, quello che mi è piaciuto di meno forse l'aperitivo, perché il pane dei canapè era un pochino asciutto, ecco. Però siete state brave, il mio voto è 7. Casa di Carla esprime la sua personalità così poliedrica, è sicuramente una casa accogliente, ma si può lavorare sui dettagli. Quello che mi è piaciuto di più è il senso di accoglienza che questa casa dà in generale. Quello che mi è piaciuto di meno e che forse cambierei è la tappezzeria in generale. Il mio voto comunque è 6. Per la loro cena, Carla e Silvana hanno totalizzato 18 punti e mezzo, ma grazie al bonus si aggiudicano la puntata con 20 punti e mezzo. Se scegliete lo stile industriale per la vostra casa, è importante proprio valorizzare la struttura stessa, quindi colonne in cemento, le travi al soffitto, e quindi anche gli infissi devono essere grezzi, magari in materiale a terra, in cemento o in legno grezzo. Mi raccomando, fatevi piacere il metallo.